Oggi a Zoom parliamo di pluralità della bellezza e dell'essere. Con noi Fabiana Sacco. Ciao Fabiana. Ciao, buonasera, grazie di avermi invitata, sono molto felice di essere qui. Dopo 25 anni nel settore dell'estetica, in diversi centri dell'Albese, ti sei avvicinata al coaching, lavorando anche con l'associazione di promozione sociale Curvy Pride. Curvy Pride è un'associazione di promozione sociale che ha sede a Bologna e l'ho conosciuta un po' per caso mentre stavo vagando su Instagram cercando degli hashtag. Sono venuta a conoscenza di tutto quello che è la realtà del mondo curvy, extra size, plus size, tutto quello che esce un po' dallo stereotipo della moda delle donne magre, delle donne cosiddette da passerella. Ho visto che Curvy Pride parlava di valori che sono gli stessi valori che mi contraddistinguono, quindi inclusione. Sia per quanto riguarda la bellezza che poi anche dell'essere in realtà, e ho visto che organizzavano degli eventi e ho pensato di essere assolutamente in linea con quelli che erano i loro valori e ho chiamato, ho mandato una mail, ci siamo sentite con le organizzatrici e è stato molto bello perché ci siamo trovate subito molto d'accordo. Io volevo diventare referente per quanto riguarda la mia città Alba e poi invece mi sono ritrovata addirittura a entrare a far parte dello staff e quindi ad oggi collaboro con loro e questa collaborazione che a titolo gratuito per un discorso proprio di promozione sociale e di volontariato va un po' di pari passo con quello che è la mia attività che svolgo professionalmente per conto mio che è un valore aggiunto all'associazione, quindi all'interno dell'associazione oggi ho fatto dei workshop sulla ricerca del talento, e ne stiamo preparando altri per tutte le socie, per tutte le persone che vogliono partecipare, che appunto fanno parte dell'associazione. Quindi in cosa consiste il tuo lavoro? Spiegacelo un po'. Sì, io sono una coach, sono una di quelle professioniste che accompagna le persone nei loro percorsi per arrivare agli obiettivi. La mia professionalità nasce dopo 25 anni di esperienza sul campo, perché ho lavorato in istituti di bellezza per tantissimi anni, quindi sono venuta a contatto in maniera molto profonda con il mondo femminile, lo comprendo, lo capisco, so quello di cui hanno bisogno le donne per sentirsi bene, per vedersi belle. E unendo questo discorso con quello che è anche la mia fisicità e quello che mi piace dire al mondo, è venuto un po' fuori questo discorso della curvy coach. Ho coniato questo termine per me perché mi identifica e identifica il mio target, la mia clientela. Quindi io sono quella professionista che aiuta le donne a vivere bene nella loro forma, qualunque essa sia. Parte della vostra attività si svolge sui social. Come utilizzate questi strumenti per costruire comunità? Sì, oggi il mondo del social ci dà la possibilità di creare dei rapporti umani che fino a pochi anni fa sarebbe veramente stato impensabile poter fare. Quello che è bello è che noi abbiamo una pagina Facebook, quindi dove le persone possono atterrare per vedere un po' quella che è l'attività. Poi abbiamo una community, quindi un gruppo chiuso dove abbiamo più di 1.000 iscritti, ci sono sia uomini che donne, dove quello è un po' il luogo in cui noi interagiamo con tutte le persone che vogliono far parte del mondo Curvy Pride, quindi chi fa parte della community può pubblicare tranquillamente i suoi contenuti, parliamo di un po' di tutto, dalla moda alla bellezza, ai tatuaggi, all'alimentazione, a tutto quello che fa parte della vita di tutti i giorni, che ci piace, un po' per passare il tempo. E un po' anche per parlare di argomenti molto importanti. Abbiamo anche un canale Instagram e stiamo lavorando per portare
tutto quello che è stato fatto online anche poi fisicamente nei luoghi per poterci conoscere, per poter vivere anche dal vivo tutto quello che è la conoscenza che abbiamo fatto adesso in questo periodo di confinamento, che ci è servito tantissimo perché in effetti abbiamo stretto veramente delle belle collaborazioni, delle belle amicizie e non vediamo l'ora di poter ritornare sul campo e tornare proprio a toccarci. Quindi se si vuole un po' più bene a se stessi, si costruiscono anche relazioni migliori. Assolutamente sì, perché Curvy Pride è già una realtà che è nata sul campo, perché nasce un po' per scherzo dall'idea di due amiche e nasce con un flash mob nel 2013 a Bologna e di lì nasce tutto quanto. Poi con il tempo l'idea di Curvy Pride quindi è partito con un discorso di vogliamo promuovere la bellezza che sia oltre la taglia. Negli anni si è evoluta questa idea e oggi parliamo proprio di inclusività dell'essere, quindi chiunque abbia rispetto delle altre persone, di come sono, di quello che dicono, quello che pensano, può far parte di Curvy Pride. E quello che vogliamo fare è proprio dopo questo periodo in cui abbiamo dovuto naturalmente lavorare più online, più nel mondo di Facebook e virtuale, vogliamo portare Curvy Pride proprio di nuovo nelle città, nelle piazze. Stiamo organizzando per quando sarà possibile farlo un flash mob di nuovo tutti insieme su una canzone di Giorgia. Stiamo organizzando quelli che saranno i Curvy Lab, e cioè dei veri e propri workshop, degli incontri dove le persone potranno partecipare e dove potremo fare insieme delle attività che potranno essere legate, nel mio caso, alla coaching, potranno essere legate al mondo del portamento, della sfilata, della cucina, della lettura, tutto quello che fa parte della promozione sociale, quindi dalla cultura all'intrattenimento, allo stare insieme. Quello che ci dicono le persone che entrano a far parte del nostro mondo, che ci conoscono e che poi si associano, è che finalmente hanno trovato un luogo dove poter essere veramente sereni di non essere giudicati mai. E questo oggi non è scontato, perché viviamo in un mondo in cui l'apparenza è ancora fortemente prepotente nella vita di tutti. Quindi tutto quello che è l'apparire oggi è ancora molto importante per veramente tante, tante persone. E trovare un posto dove non sei giudicato perché non sei della taglia giusta, giusta per chi? Questa è una bella domanda, è veramente consolante, quindi le persone sono molto felici di entrare in Curvy Pride. Oggi a Zoom abbiamo imparato che la bellezza ha tante declinazioni ed è bello esplorarle, conoscerle e apprezzarle tutte. Grazie mille a voi per avermi dato la possibilità di parlare di me, della mia professione e della mia amicizia con Curvy Pride, e invito tutti a, insomma, andare a vedere un po' le pagine social, vedere se vi piace, se può essere un luogo di incontro che fa al caso vostro e quando potremo ci potremo incontrare anche di persona.